Ciao bimbi, ecco per voi una storia. Pesciolino canta storie birichino. Questa è la storia di Pesciolino, piccolo pesce birichino, fantasioso sognatore, sempre in lotta con le ore. Ogni volta che tardava, una storia si inventava. Oh, povero me, sono in ritardo, sapete perché? Un cavalluccio marino incontrato e fra le alghe ho cavalcato, sulle ali di un pesce grande nero ho volato per davvero, con il delfino mi sono tuffato, insieme il mare abbiamo esplorato. Pesciolino, è tutto vero? Certamente, sono sincero! Lunedì alle 9, quando suona il campanello, la maestra comincia a fare l'appello. Pinnarella, presente! Acquarella? Sì. Rigolino? Son qui. Pesciolino? Pesciolino! È in ritardo il birichino. Oh, povero me, sono in ritardo. Sapete perché? Attorno a un relitto ho nuotato e in un forziere mi sono infilato, ma qualcuno il coperchio ha abbassato e sono rimasto intrappolato. Poi una sirena è passata di là e mi ha rimesso in libertà. Pesciolino, è tutto vero? Certamente, sono sincero. È una storia strampalata, di sicuro l'ha inventata. Io la trovo molto bella, dice invece Pinnarella. Alla nonna la va a raccontare e un granchietto è lì ad ascoltare. Martedì alle 9, quando suona il campanello, la maestra fa l'appello. Pinnarella, presente. Sardolino, sì. Lunarello, sono qui! Pesciolino! Pesciolino! È in ritardo il birichino! Oh, povero me! Sono in ritardo, sapete perché? Nuotavo nel mare tranquillo e beato quando un calamaro mi ha catturato, ma una tartaruga l'ha morsicato e dai tentacoli mi ha liberato. Pesciolino, è tutto vero? Certamente! Sono sincero! È una storia strampalata, di sicuro l'ha inventata. Io la trovo molto bella, dice invece Pinnarella. Alla nonna va là a raccontare e una platessa è lì ad ascoltare. E la dice la stella marina, che la sussurra la foca baffina, che la racconta l'aragosta, che la ripeta l'anguilla Milla. Mercoledì di primo mattino dorme beato Pesciolino. Al sonno profondo non sente i rumori e non vede i pescatori. E così nella sua quiete non si accorge della rete. A scuola è già suonato il campanello e la maestra comincia a fare l'appello. Pinnarella, presente. Verdolino, sì. Bollicino, son qui. Pesciolino, pesciolino. È in ritardo il birichino. Passano i minuti, trascorre più di un'ora, ma Pesciolino non si vede ancora. Nessuno può immaginare che con la rete si è fatto pescare. I pescatori, guardando meglio, presto si accorgono dello sbaglio. È troppo piccolo da mangiare. Ributtiamolo nel mare. E pluff, nell'oceano tra i pesci abissali. Poi risale e vede i pesci con le ali. Pesciolino non sa dove è finito, si sente solo e smarrito. Nuota in circolo per ore e ore e si infila tra le alghe col batticuore. Mentre sta lì, tremante e sfinito, all'orecchio gli giunge una storia che ha già sentito. Pesciolino ha volato e un cavalluccio ha cavalcato, con un delfino si è tuffato, ma un calamaro l'ha catturato e la tartaruga l'ha salvato. Sarà proprio tutto vero? Certamente, sono sincero! Pesciolino ha ripreso coraggio ed è pronto a rimettersi in viaggio, ma prima alle acciughe va a domandare da chi han saputo la sua storia nel mare. Ce l'ha detto un gamberetto! Che l'ha sentita da una balena, che l'ha sentita da una sardina, che l'ha sentita da un'anguilla, che l'ha sentita da un'aragosta, che l'ha sentita dalla foca baffina, che l'ha sentita da una stella marina. E dimmi tu, platessa, tu che hai buona memoria,
Chi ti ha raccontato la mia storia? Quell'avventura così bella è stata la nonna di Pinnarella. Intanto a scuola passano i minuti, finisce un'altra ora, ma Pesciolino non si vede ancora. E quando la lezione è terminata, ecco Pesciolino che arriva in virata. Il pescatore mi ha catturato e poi nel mar mi ha ributtato. Io mi sono perso nuotandogli attorno, ma poi ho trovato la via del ritorno. Pesciolino, è tutto vero? Certamente, sono sincero. È una storia strampalata, di sicuro l'ha inventata. Io la trovo molto bella, dice invece Pinnarella. Così la racconta un'amica scrittrice che la nota sul suo taccuino ed è per questo che ora puoi leggere Le grandi imprese di Pesciolino. Vi è piaciuta questa storia? Allora, come sapete, oggi è il 1° di aprile, quindi io ho pensato di raccontarvi la storia di Pesciolino, ma anche di farvi fare qualche pesce d'aprile. Cosa mi serve? Cartoncino blu, forbici, scotch e uno stecchino. Siete pronti? Ok. Disegno un bel pesciolino sul mio cartoncino blu. Ok, poi vado a prendere uno stecchino da spiedino, ok, e metto lo scotch dietro, molto semplice. Ricordatevi semplicemente di tirare via la punta, che così sarà meno pericoloso, ok? Spezzo la punta e poi posso mettere un altro pezzettino di scotch. E poi pesce d'aprile. Un bacione a tutti. Ciao!